Martino, ma insomma, a 65 anni tu hai intrapreso il terzo di questi viaggi. È un viaggio della vita. Beh, è un viaggio della vita, l'abbiamo cominciato a 65 anni e l'abbiamo finito a 68. E quindi diciamo è stato veramente il viaggio della vita. Ed è stato un viaggio che è nato dal progetto di un mio amico, che è un altro di questi che è venuto con me, Claudio, che è un ingegnere, che un giorno si presenta a casa mia e mi dice: vado in Patagonia. E io dico: come vai in Patagonia? Vado in Patagonia in motocicletta. Siccome eravamo stati sull'Appennino insieme in moto e via dicendo, siamo due motociclisti d'antan, come si dice, no? Con i capelli bianchi, e io mi sono innamorato del progetto e ho detto: beh, ma io, questo è il viaggio della tua vita, ma anche il viaggio della mia vita. Quindi mi piacerebbe molto, e quindi insomma da cosa nasce cosa, alla fine ho aderito a questo progetto e siamo partiti con questo grande progetto. Vi siete immersi in un mondo che poi di libri di viaggio così sfaccettati, così complessi, perché qua c'è il viaggio in moto, e tra l'altro sta moto che ho disegnato la copertina, per questo sto qui insomma. Ho disegnato la copertina, ma mi è venuta molto bene, perché leggendo il libro ho capito che tu e anche i tuoi due amici viaggiavate con il ritmo del motore, ma anche col ritmo del cuore, e il cuore cercava continuamente non solo paesaggi straordinari, terreni, attenzione ai pericoli, conoscenza di personaggi straordinari lungo la strada, ma viaggiavate proprio in sintonia con il battito del motore e con il battito del vostro cuore. E questo, devo dire che questo cuore che pulsava si sente in ogni pagina del libro. Beh, insomma, è stato un viaggio di cuore sicuramente, perché è stato un viaggio poi che è durato 3 anni, nel senso che in 3 anni siamo andati 3 volte a fare questo viaggio, lasciando ogni volta le moto in Sud America e ritornando l'anno successivo, perché all'epoca lavoravamo tutti. E abbiamo fatto un bellissimo giro, partendo da Buenos Aires e arrivando a Ushuaia nella Terra del Fuoco. Poi siamo ripartiti dalla Terra del Fuoco, abbiamo riattraversato Cile e Argentina a cavallo delle Ande e siamo arrivati fino a Salta, e la terza tappa da Salta abbiamo passato gli altipiani e siamo entrati in Bolivia, dove abbiamo trovato ancora un altro mondo. Ma poi a me mi è venuto in mente che questo vostro viaggio era una specie di conquista non del Far West, ma del Far South, ossia è stato un viaggio di scoperta per territori desolati, montagne meravigliose, laghi, insomma una specie di scoperta di un Far West immaginario. Beh sì, è un libro della scoperta di questo mondo enorme, che è pazzesco, che è il Sud America, che è un mondo fatto di spazi infiniti, dove le montagne, dove i laghi, dove i fiumi hanno l'anima, e dove le strade hanno un cuore. Ogni strada, questa ruta 40, che è la strada più lunga d'Argentina, è lunga 5.000 chilometri, che prima era una strada completamente sterrata, che andava da sud a nord dell'Argentina, che attraversava tutto il continente sudamericano, è una strada che ha un'anima, che ha un cuore, e ogni parte di questa strada ha da raccontarti una storia. Ecco. E tu corri su questa strada e ti rendi conto che stai andando verso non sai dove, perché non c'è nulla davanti a te, c'è soltanto un orizzonte infinito, lontanissimo, e potresti andare veramente verso il nulla. Tu hai fatto un racconto di storie veramente varie, dalle città alle lande desolate, ai piccoli villaggi, ai casolari in mezzo al nulla. Poi hai raccontato pezzi di storia del Sud America, e tra l'altro nella metropoli hai scritto, perché questo libro è anche un libro di grande letteratura, ha dei pezzi, per esempio tu racconti questa nottata nella tangheria di Buenos Aires con questa donna affascinante, misteriosa, un po' âgée, che si incontra col suo ballerino, si perdono, cioè hai fatto un racconto che dovrebbe diventare un film, perché... Beh, in Argentina il tango è una religione, quindi non ti puoi esimere dall'andare al di là dei circuiti turistici, di andare in una milonga, in una tangheria di queste classiche, dove la vita comincia alle 10 di sera con i ballerini dilettanti, e poi a mezzanotte entrano in campo i ballerini professionisti. E Reina, questa come l'ho chiamata io, mi sono immaginato il nome di questa bellissima signora, un po' âgée come dici tu,
era la regina assoluta di questo locale ed è entrato questo suo compagno con il quale hanno scambiato sì e no due parole e con il quale non riuscivano nemmeno a mantenere una conversazione. Io li ho spiati un po' dal buco della serratura, diciamo, perché mi avevano incuriosito molto e non riuscivano nemmeno a mantenere una conversazione, ma quando erano in pista erano uno spettacolo divino, era una cosa meravigliosa, parlavano con il corpo, hanno fatto di tutto, hanno fatto evoluzioni di tutti i generi, stregando tutto il pubblico che si era nel frattempo diradato, messo ai bordi e tutti a guardare questi due che ballavano in maniera meravigliosa. Oh, poi è un libro illustrato da foto magnifiche, ci sono foto continuamente, foto di persone, di paesaggi, di posti incredibili, veramente, che rimane con gli occhi sbarrati. E poi c'è qui il ripio con l'ombra della moto che lo percorre, appunto. Ma quali sono stati gli incontri umani più interessanti? Fai una sintesi, ma hai incontrato un sacco di gente con delle storie magnifiche. Allora, abbiamo incontrato un sacco di gente perché abbiamo fatto praticamente più di 22.000 chilometri sulla strada, quindi proprio on the road, come si diceva. E sulla strada si incontrano personaggi di tutti i generi, motociclisti, ciclisti, gente che attraversa la Pampa argentina in tutte le maniere, uno che camminava a piedi con il carrello della spesa facendo 700 chilometri per arrivare dove doveva arrivare. E poi ho incontrato un altro personaggio straordinario che io vorrei qui citare, che è Pietro Gamba. Pietro Gamba è un personaggio assolutamente straordinario, un medico come me che vive in Bolivia e che negli anni 70 lui ha rifiutato il servizio militare e si era trasferito in Bolivia da perito meccanico. Facendo 2 anni in Bolivia era capitato in una epidemia di morbillo con i bambini che gli morivano in braccio e i boliviani glieli portavano perché andavano dai curanderos che non erano in grado di curarli e alla fine li portavano all'Uomo Bianco dicendo tu, almeno tu dacci una mano, aiutaci. E lui è rimasto così scioccato da questa esperienza che torna a Bergamo, da dove veniva, si iscrive a medicina a 26 anni, si laurea in medicina, va a fare un anno di tirocinio in Svizzera e dopo 10 anni, nel 1985, ritorna in Bolivia e si mette a fare il medico dei campesinos. Non solo, ma siccome è un uomo di grandissimo spessore, di grandissima caratura e di grandissima iniziativa, fonda un ospedale, trova i soldi per fare l'ospedale e fonda un ospedale a 3.000 metri d'altezza in un posto dimenticato da Dio e dagli uomini. 3.000 metri d'altezza. Che ma diventa? Poi voglio interromperti un attimo, perché poi tutti i proventi della vendita del libro, tra l'altro il libro si vende o a Roma nella libreria Eli in Viale Somalia 50, oppure su Amazon, ma tutti i proventi sono destinati a questo ospedale ambulatorio del tuo amico Pietro Gamba. Pietro Gamba ha anche una onlus, facciamo un pochino di marketing, anche una onlus alla quale si può dedicare il 5 per 1000 dell'IRPEF, quindi diciamo se lo cercate su internet lo trovate molto facilmente. Secondo te, Dino, questo tuo viaggio mi ha fatto venire in mente che un viaggio in moto fatto così nella Patagonia, nelle Lande sconfinate, è un po' come la navigazione a vela nel mare, perché la tua moto diventa un piccolo mondo complesso, assai complesso, che tu devi gestire in completa solitudine. Perché allora devi, per esempio, in navigazione devi conoscere l'arte del navigare, le manovre, devi conoscere le previsioni del tempo, però devi anche conoscere la meccanica. Se si rompe una cosa sei tu solo in mezzo al mare che devi risolvere quel problema del motore, oppure problemi di elettricità. Ci vuole una conoscenza complessa per gestire questa cosa, che poi sei te e la tua moto nel nulla, diciamo. Beh, noi siamo andati in tre, io ero medico, chirurgo, poi c'era un ingegnere aeronautico che era molto perito in meccanica e poi c'era un informatico, quindi diciamo ci siamo un po' integrati nella... ci voleva. E comunque quello che dici tu è assolutamente vero, cioè io in tutta la mia vita io le emozioni più grandi le ho provate in motocicletta e in barca a vela e sono state le emozioni
situazioni indimenticabili della mia vita. Quello che mi interessa adesso in questo momento è cercare di raccogliere un po' di fondi per Pietro, che ne ha veramente bisogno, e quindi diciamo, mi appello a tutti quanti e a tutti quelli che vedono questo video perché comprino il libro per fare un'opera di beneficenza, e questo mi farebbe molto piacere.